Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle juventinazzi di Topland da parte del vostro postman, caro Marcello, Miralem Pjanic. È questo il secondo clamoroso colpo della Juventus 3.0 di Massimiliano Allegri. Dalla Roma un giocatore duttile che può essere impiegato davanti alla difesa, che può fare la mezzala, che può fare il trequartista. E allora, caro Marcello, stamattina, fresco fresco della clamorosa notizia, mentre me ne andavo al lavoro, fantasticavo su quella che poteva essere la formazione della Juventus 2016-2017. Due opzioni: il 3-5-2 con in porta Buffon, in difesa Barzagli, Bonucci e Chiellini, a centrocampo, udite udite, Dani Alves, Khedira o Marchisio che tornerebbe a fare la mezzala, Pjanic, Pogba, Alex Sandro, in attacco Mandzukic e Dybala, oppure il 4-3-1-2 tanto caro a Massimiliano Allegri con il rombo, e quindi in porta Buffon, in difesa Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Alexandro, a centrocampo Khedira, Marchisio, Pogba, Pjanic dietro Mandzukic e Dybala. Sognare è lecito, caro Marcello, sognare il sesto scudetto consecutivo, soprattutto dare l'assalto oramai, perché i presupposti ci sono tutti, alla Coppa delle Grandi Orecchie. E al tempo stesso pensavo a quella che sarebbe potuta essere stata la reazione degli altri, di quelli che ci spiano, di quelli che rosicano, di quelli che già adesso stanno facendo la scorta di Malox, perché ben hanno capito quale sarà come andrà a finire la prossima stagione. Quale potrebbe essere la loro reazione? Quale sarebbe potuta essere stata questa? Pjanic, Pjanic Marcello. Va bene, caro Marcello, vi saluto, vi rimando al prossimo video. Un salutone clamoroso a Rocco Pinturicchio, grande fratello. Al prossimo video, Pjanic, Pjanic fino alla fine. Forza Juve. Ciao a tutti.